Le video notizie di distribuzione moderna. Siamo andati a scoprire i principali trend emersi nel corso dell'ultima edizione di Marca. La parola alle aziende. I progetti per il futuro sono, per quanto riguarda l'APL, sicuramente un accrescimento della numerica. E quest'anno, nel 2022, abbiamo in animo di lanciare 350 referenze, di cui 200 in restyling e 350 nuovi lanci. Nel mondo di questi lanci ovviamente ci stanno tutto il mondo veggie, bio, senza lattosio e senza glutine. Abbiamo 50 referenze di ortofrutta già attualmente in fase di lancio e poi ovviamente tante altre novità che stiamo trasformando da marca del distributore a marca del distributore nostro, diciamo, quindi con i marchi nostri privati. All'interno anche tutto il mondo del Terre e Tesori e Terre e Tesori di Sicilia, un nostro brand lanciato negli ultimi tre anni con grande soddisfazione, quindi sia che sarebbe poi la nostra marca premium, e per quanto riguarda invece Terre e Tesori di Sicilia sono tutti quei produttori che ovviamente producono in Sicilia, ecco il nome per il quale, ecco, si chiama Terre e Tesori di Sicilia. Che l'innovazione è stata resa necessaria da un cambio normativo che ha influito molto sul nostro settore. Il nostro settore ha avuto una pessima stampa relativamente al concetto di essere plasticari, origine di inquinamento, ma chiaramente l'inquinamento non è un problema del prodotto, l'inquinamento è un problema del comportamento di chi smaltisce in maniera errata i prodotti. La questione per noi in termini di contenuti è quella di aver reso disponibile appunto una gamma di prodotti completamente rinnovata dal punto di vista della sostenibilità dei materiali utilizzati e anche, perché no, della sostenibilità dei processi per produrli e del packaging per renderli disponibili. Siamo intervenuti molto, abbiamo fatto molto in termini di cambiamento e di innovazione su questi aspetti. Oggi a Marca presentiamo un ventaglio di offerte che chiaramente si articola dai prodotti monouso in bioplastica ammessi in Italia, a quelli in carta, a quelli in fibra naturale, in polpa di cellulosa. Noi siamo l'unico operatore industriale in Europa a produrre questo tipo di oggetti, tutti gli altri arrivano dal sud-est asiatico e ovviamente a fianco a questo c'è ancora del prodotto monouso ammesso dalla normativa e del prodotto riutilizzabile che è stato pensato, progettato e portato sul mercato per poter favorire anche quel tipo di utilizzi. Il burger goloso è ad alto contenuto di proteine, era l'unica ricetta senza soia, adesso attualmente sul mercato, è fonte di fibre e solo aromi naturali. È un prodotto quindi altamente salutare, si può cucinare in diversi modi, sia in padella che alla piastra che al barbecue. Ed è sostanzialmente un prodotto che noi pensiamo abbia un gusto molto elegante e raffinato, che va bene sia per un pubblico femminile che per un pubblico maschile. Oltre a questo abbiamo un prodotto sempre nell'ambito like meat, che è la tagliata gustosa con un gusto pollo. In questo caso anche qui è ad alto contenuto di proteine, perché utilizziamo la proteina di pisello e non usiamo assolutamente la presenza di soia anche in questo caso. Ed è un prodotto altamente versatile, perché si può utilizzare nelle insalate, accompagnato delle salse, e si può grigliare, insomma è veramente stupendo come prodotto, molto leggero, anche molto digeribile. E a febbraio 2021 abbiamo rivisto completamente l'intera gamma, sia in termini alcuni prodotti in termini di ricettazione e anche in termini di stile. L'agenzia grafica che ci ha seguito ha voluto dare priorità, come appunto dal nostro brief, soprattutto a, chiaramente, ai nostri plus. Molte ricette sono senza soia, che per noi è un plus molto importante. Il fatto che sia pronto in pochi minuti, altro plus molto importante, perché sappiamo tutti che col lavoro abbiamo poco tempo per cucinare. E il fatto che tutti i nostri prodotti sono fonte di proteine. Infatti noi ci dichiariamo come leader di mercato della gastronomia vegetale, come leader della proteina vegetale, proprio l'alternativa alla proteina animale. Allora, le novità sono tantissime, sia dal punto di vista, diciamo così, del trend salutistico, ma anche quello etnico. Infatti quest'anno in fiera presentiamo la nuova linea dei poké, due referenze, una a base di salmone e l'altra a base di polpo.
ovviamente arricchite con cereali, legumi e frutta. Noi siamo leader di questo mercato, che è comunque una nicchia, ma un mercato in crescita, un mercato al quale il consumatore sta guardando e si sta approcciando ogni anno con grande interesse. Noi abbiamo una storia lunga 160 anni, quindi sicuramente una base e una tradizione portata avanti di generazione in generazione. Competenza, personale qualificato e tanta passione e voglia di lavorare sulle novità.